De Vesi di Cirié, quarta edizione della Sagra del Salame di Turgia. Siamo in compagnia del presidente della Proloco del Weisswingfestareur, Giancarlo De Stefanis. L'ho pronunciato bene? Bene, ok, da buona piemontesa l'ho pronunciato bene. Se no, un commento su questa bellissima festa che da qualche giorno sta praticamente imperversando qui in località Colombari, attirando tantissima gente, appuntamenti musicali, gastronomici, prodotti tipici, insomma, di tutto e di più. Sì. Buonasera, questo oramai è il terzo giorno, è la quarta edizione della Sagra del Salame di Turgia. Abbiamo cominciato tranquilli giovedì piano piano, poi è stato sempre un crescendo. Ieri sera abbiamo avuto quasi il pienone, stasera non sappiamo dove mettere, come faremo a dar da soddisfare tutti, però ce la metteremo tutta, tantissima gente. Stasera abbiamo Shari qua con noi, che è un'attrattiva locale e non solo, perché domani so che va a suonare a Padova, a Rovigo, in giro un po' per tutto il nord Italia. E poi ci mancheranno ancora due giorni di festeggiamenti. Domani avremo i Baroni, che oramai è tradizione qua con noi, e poi chiuderemo il martedì sera con Lori, che anche lei ci viene a trovare, oramai è diventata una della Proloco, con lo spettacolo coi fuochi alle 11:30, tempo permettendo, speriamo che ci mantenga il bel tempo fino al termine della manifestazione. Qualche indiscrezione sul menù, proprio qualcosa di particolare? Il menù, noi è la Sagra del Turgia, perciò ci ispiriamo alla nostra cucina, bene o male si basa molto sul nostro salame tipico del Ciriacese e delle Valli di Lanzo. Abbiamo i tagliarin col Turgia e la Tuma, i crostini con Turgia e Tuma, la solita grigliata. Abbiamo le nostre tome qui locali del Ciriacese delle Valli di Lanzo, con i soliti agnolotti, abbiamo degli antipasti ottimi dai tomini. Quest'anno abbiamo inserito la caponatina, che è un successo, e grazie anche al nostro cuoco Mauro, che ormai è 3 anni che ci viene a supportare le nostre eccezionali cuoche, perché qua facciamo quasi tutto noi in casa, a partire dalle acciughe al verde, fino ad arrivare all'ultima torta di pesche amaretti, che è una nostra vecchissima ricetta tramandata dai nonni e la continuiamo a proporre ogni anno con successo. Beh, quindi con un menù così sicuramente non si può non venire qui a De Vesi a questa bellissima sagra, e lasciamo che il presidente torni in cucina a lavorare, perché lo vediamo proprio in tenuta da lavoro e con questa bella ci sono tanti ragazzi, ci sono tanti ragazzi che stanno lavorando, e credo che anche il bello di un'associazione sia questo, vedere così tanti ragazzi che lavorano. Il nostro fiore all'occhiello sono proprio tutti questi ragazzi, che l'anno scorso abbiamo fatto la festa di chiusura e festeggiamenti, eravamo 96. E quest'anno siamo molti di più. Noi facciamo proprio questo proprio per loro, perché ci danno veramente tanta soddisfazione. Giancarlo, grazie, è stato veramente gentile. Buona festa. Il servizio completo di questa bellissima festa lo troverete sul Canavese Cirié Valli di Lanzo nel numero in edicola mercoledì 3 luglio.